Buongiorno a tutti, ci proponiamo di risolvere questo esercizio che è sulle successioni numeriche e in particolar modo andiamo a determinare questa successione che caratteristiche ha e cerchiamo di capire se ha un minimo, un massimo, un estremo superiore o un estremo inferiore. Allora, la successione di questo tipo è una cotangente in cui n ovviamente appartiene a n più. Chiaramente, quindi escludiamo lo 0, ma lo 0 che si è escluso è assolutamente ovvio perché lo 0 andrebbe a determinare, renderebbe impossibile questa frazione, e quindi viene escluso, diciamo così, di partenza. Allora, cosa possiamo dire? L'arcotangente, breve ripasso, com'è fatta? Beh, l'arcotangente in generale in R è definita in questo modo. In cui abbiamo questi due valori, che uno è π mezzi, sono i due asintoti, e meno π mezzi. Ok, quindi l'arcotangente adesso noi la considereremo per n che tende solo più infinito. Quindi facciamo il limite fondamentalmente di questa successione per riuscire ad analizzarla. Raccogliamo l'n perché siamo in un caso indeterminato, cioè abbiamo una forma di tipo più infinito fratto più infinito. Raccogliamo l'n, resta 1 più 1 su n, semplifichiamo, cosa resterà? Beh, evidentemente questo tende a 0, questo termine, e resterà l'arc tan di 1/2. Quindi cosa si può dire? Beh, puoi dire che questo qua non appartiene a questo valore alla successione perché è un calcolo di un limite. Quindi sicuramente sarà o l'estremo inferiore o l'estremo superiore. È ancora da capire quale sarà dei due. Ok? Da capire perché bisogna capire un attimino se ci sono dei valori, tra virgolette, inferiori, e per capirlo basta prendere l'arcotangente, cioè la successione, diciamo. Andare a inserire il primo valore col più piccolo, cioè 1, e vedere che valore otteniamo. Ok, otteniamo arc tan di 1. Cosa c'è da dire? Che l'arctangente è una funzione crescente. Come vedete, per x crescente, o meglio per n crescenti, l'arctangente aumenta di valore crescente. Fondamentalmente è una funzione crescente. Ovviamente per n che è crescente, per n che tende a più infinito, sono valori positivi, è decrescente per n che tende a meno infinito, ovviamente, vero? Quindi cosa possiamo dire? Beh, abbiamo già risolto il problema, ossia sappiamo che ovviamente arctangente di 1 è maggiore di arctangente di 1/2, perché 1/2 è chiaramente minore di 1, e siccome che è crescente è valida, questo rapporto è valido. Però la differenza è che mentre l'arc tan di 1/2 non appartiene alla successione, questo qua cosa si può dire? Beh, possiamo dire che è l'estremo perché non appartiene inferiore ed è piccolo, più piccolo. L'arc tan di 1 che appartiene alla successione non è altro che il minimo. Oltre che essere ovviamente, pardon, scusatemi, è il massimo, oltre che ovviamente essere anche definibile come estremo superiore. Ok, bon. Quindi abbiamo il massimo, abbiamo trovato, e l'estremo inferiore. Massimo perché il valore appartiene alla successione, estremo inferiore perché questo valore, essendo calcolato con un limite, non appartiene alla successione. E con questo, adesso scorriamo brevemente la soluzione, e con questo direi che la correzione è finita.